Assassin's Creed è diventata una delle mie saghe preferite, soprattutto se parliamo delle ultime saghe nate in questi anni. Ciò non è da far sicuramente ricondurre al primo capitolo, che nonostante una bella trama, mi annoia particolarmente per il suo gameplay e per una brutta caratterizzazione del protagonista, Altair. Tutto però è cambiato nel 2009 quando uscì Assassin's Creed 2, che con una buona caratterizzazione del protagonista, Ezio Auditore, una bellissima storia e soprattutto un'affascinante Italia ambientata nel Rinascimento, mi rapì completamente. Tutto continuò in positivo nel 2010 con Brotherhood, che continua la favolosa storia di Ezio Auditore. Il vero collante di tutta la storia è Desmond Miles, il nostro protagonista e discendente diretto degli assassini, in lotta contro i Templari, e utilizzato attraverso l'Animus 2.0 per ritrovare il frutto dell'Eden ai giorni nostri. L'ambientazione del gioco è la Roma di fine 1400, infatti la storia riprende laddove finiva bruscamente il secondo capitolo, cioè nella Cappella Sistina con il combattimento tra Ezio Auditore e Rodrigo Borgia. Questa volta però Ezio dovrà vedersela con il potere della famiglia Borgia a Roma. Brotherhood, come gli altri capitoli della saga, è ovviamente un'avventura in terza persona, con diverse tipologie di missioni, con sezioni platform, stealth e combattimenti corpo a corpo. Tutte missioni primarie e secondarie totalmente rigiocabili grazie al menu DNA. Gran parte del gioco punta sul restauro e sullo sfruttamento di diverse strutture, tutte ovviamente utilizzate per il guadagno, come succedeva nel secondo capitolo. Per fare ciò però dovremmo liberare ogni quartiere dall'influenza dei Borgia, prima uccidendo il capitano e poi appiccando il fuoco alla loro torre della zona. Qualcuno fermi il capo prima che arrivi alla torre! Una piccola novità del titolo è la possibilità di andare a cavallo anche in città. Per quanto riguarda invece la novità probabilmente più grande, è quella di poter assoldare degli assassini, da allenare uno per uno per poi essere richiamati durante l'avventura. Il tutto è reso senz'altro molto divertente, tuttavia, a mio parere, va a minare un po' quella che è l'esperienza di gioco, in quanto renderanno i combattimenti ancora più facili di quelli che già erano, con un'intelligenza artificiale non ancora migliorata, purtroppo. Un'altra novità è la modalità multigiocatore, a mio parere molto confusionaria e sinceramente anche non adatta a un titolo del genere. Tecnicamente il titolo è valido sotto molti aspetti e graficamente è leggermente migliorato rispetto al precedente capitolo, con una maggiore cura nei personaggi, soprattutto nelle espressioni facciali, nelle strutture più importanti e imponenti, nelle luci e negli interni. Non alzarti di scatto.
Tutto a posto? Non mi piace restare sottoterra mentre in superficie mi danno la caccia. Stai facendo un ottimo lavoro. Qui siamo al sicuro. Per quanto ancora? Vidic non si arrenderà, lo so. E neanche noi. Abbiamo da fare. Il tutto è molto bello da vedere, soprattutto se consideriamo la vastità della mappa. E nonostante qualche calo di framerate e pochi altri problemi, la bellezza del titolo dal punto di vista tecnico è davvero indiscutibile. E questa bellezza è probabilmente anche data da questa Roma rinascimentale così bella. Come i precedenti due capitoli della serie, Brotherhood è completamente doppiato in italiano e devo dire con un buonissimo doppiaggio, seppur non sia esente da difetti. Il punto forte secondo me però è la colonna sonora, con brani originali azzeccatissimi ed evocativi e sempre adatti alla situazione che andremo a giocare. Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo lavorando ne avremo ancora di più. E col tempo lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Molti hanno considerato il titolo come un vero e proprio terzo capitolo della serie, mentre altri lo hanno considerato come una grande espansione. A mio parere nessuna delle due, in quanto non un vero e proprio terzo capitolo, ma nemmeno una grande espansione, in quanto troppo longeva e profonda per esserlo. In conclusione, a mio parere, Assassin's Creed Brotherhood è sicuramente un ottimo gioco e un ottimo sequel del nostro Ezio Auditore, a cavallo tra il secondo e il terzo capitolo che probabilmente chiuderà questa saga.